ronzoni del nostro cuore, bentornati con i vostri Black e Paco. Ah, oggi si comincia con il nuovo format, non sei contento? Yeah! Yeah. Siccome conoscete bene la nostra rubrica Saghe a quattro mani, in cui però portiamo soltanto film seriali che sono arrivati almeno fino al terzo capitolo. Siccome un sacco di voi ci hanno chiesto di fare una serie di film che di fatto in realtà ne hanno solo due, cioè il primo capitolo e il secondo, abbiamo deciso di dedicare un format apposta per tutti quei film che hanno un seguito e basta. Cinemerdoni! Siamo lieti di presentarvi il primo episodio delle mezze saghe, ovvero il nostro nuovo format in cui vi parleremo o di film che hanno soltanto un sequel o di saghe lasciate a metà. Sì, perché ce n'è tante. Basta vedere Boy, giusto, sì, per fare un esempio. Per dirne una. In ogni caso, volevamo cominciare, visto il titolo, mezze saghe, con qualcosa di veramente brutto. Intanto, che si possa considerare effettivamente una mezza sega. Intanto, come potete vedere, c'è della strumentazione nuova, l'audio. I video sono fatti bene, si sente anche bene. Unico difetto, questa strumentazione particolarmente razzista ce l'ha con i negri. Infatti, se io dovessi fare così, probabilmente mi vedrete un po' più sfocato. Se mi faccio così, mi vedrete. Non dire negri, che sennò non monetizziamo. Giusto. Ma ancora questa storia, non monetizzeremo mai. Comunque si dice uomini di un colore diverso. I di colore. Gente contro la quale non abbiamo assolutamente nulla. Noi odiamo tutti in modica quantità. Esatto. No, odiamo tutti. A parte i fascisti, quelli li odiamo di più. Sì, quelli un po' assolutamente. Però tutto il resto dell'umanità lo odiamo allo stesso modo. Non facciamo distinzioni. I fasci e i nazi un po' di più. Sì. Sappiatelo. Comunque, tutto questo perché voi penserete, avrete fatto un po' di soldi e avrete comprato la nuova strumentazione? No. No, il nostro regista lavora e quindi ha uno stipendio e quindi si può comprare le cose. Ingegnere Angaroni, venga a salutare il suo pubblico. Non si preoccupi, continui. Su, lascialo fare su. Lasciamo. Non si usa la droga, ma... Ha sentito tutto il condominio, porca puttana, è due giorni che vive qui, poverino. Ma passiamo al video di oggi. Parliamo di un film. Questa è della censura, stronzo. Che è tristemente noto per essere uno dei film più brutti della storia del cinema. Ma che tanti hanno amato per qualche strano motivo. E che purtroppo ha un sequel. Però non sarebbe in questo video, se no, grazie a cazzo. Però il sequel è tanto divertente. Sì, ma in realtà anche il primo fa ridere in un certo senso, perché è trash nel vero senso della parola, non vuole esserlo, ma alla fine lo è. Vi parliamo. Stiamo parlando di un film del 2007, di uno dei peggiori film del 2007, ma che ha il pregio, l'unico pregio, di aver cambiato completamente il modo di fare le colonne sonore. Pregio tra virgolette. Beh, non avremo una colonna sonora di Mad Max. Questo è vero, però la prova che Miller sa usare bene Junkie XL, mentre Zack Snyder ha usato malissimo Mark, come si chiama, che ce l'abbia scritto, non mi ricordo, Mancina, è un emerito sconosciuto, però ha fatto una gran bella colonna sonora, ma è stata sfruttata malissimo da Zack Snyder per il film 300. Potremmo finire qua, basta, andiamoci, sì, basta, sì, me ne vado, vai. Cazzo, puoi spegnere. No, vabbè, purtroppo il video lo dobbiamo fare. Vi attaccate e ne parleremo. Zack Snyder, in realtà, aveva, quando aveva cominciato a mettere i primi passi nel mondo dei video, aveva fatto anche cose carine. Tu te la ricordi la pubblicità del robot che balla? È sua. Ma dai, simpatico. Quindi in realtà i primi passi nel mondo dei video poteva anche nascere qualcosa di vagamente. Perché sulla piccola distanza è più facile. Quello è vero. Poi quando passi a quagliare, fai tutto il rallenti perché capisci che col girato che hai fatto ti vengono fuori 20 minuti. Esatto. E quindi come allunghiamo? Rallenti. E questa scena dove la tizia mette una mano nell'acqua, rallenti. Infatti qual è la cosa più bella del film? Che se dovessimo fare 300 a velocità normale durerebbe all'incirca 25-30 minuti. Fai no? 20, va? No, vabbè, dai, 25 minuti, 30 minuti. Poi su YouTube ne hanno parlato tutti, 300. Io vi consiglio quel gran bel video di odore di nitrato fatto da
Saponaro, Saponato, non, il nome onestamente non me lo ricordo. Lo segui, comunque, tu, lo segui tu YouTube. Un ragazzo veramente simpatico, magari vi metteremo il link qua sotto. Comunque ne hanno parlato tutti. Frusciante ormai fa la sua campagna, la sua crociata contro Snyder, il suo nemico peggiore, lo sapete. In realtà tutti, noi di Snyder in sé ce di base non cazzo. Ce ne frega un cazzo, anzi, se mai per puro caso dovesse vedere questo video, ci dispiace anche tantissimo per la morte di sua figlia. Un sacco di gente ha detto: ah, per fortuna che è morta la figlia, così non fa il film. Ma teste di cazzo, è morta sua figlia. Ragazzi, brutti coglioni di merda. Su ste cose non si scherza. Poi, che sia un regista di merda e che forse dovrebbero tagliargli le mani così non riesce più a schiacciare i piccoli sulla cinepresa, sì. Questo è un altro tipo di discorso. Ad esempio, conosciamo Snyder per aver completamente snaturato l'alba dei morti viventi del povero Romero, ma passiamo a 300. No, parliamo giù solo di 300, che sennò veramente... Il film con la fotografia più seppiata che abbia mai visto, sembra, sì, veramente lo spot della mia... Diciamo che ha tentato in tutti i modi di creare una specie di immaginario videogiocoso, di fatto è questo quello che ha fatto. Questo era, e poi il probabilmente periodo... il tentativo era, c'era semplicemente, quasi sicuramente, quello di avvicinarsi all'estetica di un fumetto. Ma lui, come era il periodo in cui faceva le trasposizioni dei fumetti shot for shot. Esatto, la presa para da Frank Miller. Soltanto per magari un appassionato di Frank Miller potrebbe forse essere un pregio, può darsi. Il fatto è che quello che funziona sulla carta non può funzionare nello stesso, esatto, modo in pellicola. E non a caso, quando si fanno gli storyboard, ovvero le immagini di ciò che andremo a vedere nel film, quasi sempre non c'entra un cazzo con quello che poi è il film alla fine. Si butta via un sacco di roba. Si butta via praticamente tutto. Questa è la dimostrazione del fatto che la carta è una cosa e la pellicola è un'altra. Lui no, invece, questo lui comunque, no. Tra l'altro, questo spiega gli scavalcamenti di campo e tutta questa infrazione delle regole, sì, che di fatto continua a portare avanti. Sì, che di fatto, se in 300 poteva anche non essere colpa sua, volendo, perché ha deciso di prendere shot for shot, dopo invece no. Quindi, se dato che questa cosa la fa in ogni film, a questo punto non è colpa di Miller, ma è colpa di Snyder. È proprio lui che non sa girare. Esatto. Anche se è un film carino, l'ha fatto. Ok, Gavul, molto molto bellino. E soprattutto, cosa è sorprendente, è antinazista. Antifascista. La prova che Snyder fa le cose a caso completamente. Esatto, quindi l'identità del fascista probabilmente non ha capito un cazzo, come non ha capito un cazzo chi dice che non lo è. Non gliene frega niente. Al limite, più che fascista, al limite bambinone coglione, che non si accorge quando gli viene fuori un film fascista. Perché 300 è veramente un film fascista. Esattamente. Che poi in realtà si può muovere questa accusa a quel film fino a un certo punto, in realtà, perché effettivamente la società spartana era quella. Sì, ma nessuno sarebbe azzardato a ammazzare un ambasciatore. No, il problema, no, anche lì no, le facevano quelle cose. Tanto era un persiano, era un berber di merda, i berber di merda li potevano uccidere. Mandi a fanculo per un capriccio tutta la diplomazia della sì, Grecia antica, perché il re si è svegliato col cazzo. Ma sì, ma sono cose che potevano effettivamente anche succedere nel momento in cui si parlava degli Xenoi. Le lezioni al bambino, cosa hai imparato oggi? Forza e onore! Dai, così, dai! Oh, quella era la Gauguin. Allora, sì, il problema non è questo. Il problema non è il fatto che si parli di quelle cose, perché effettivamente la società spartana, per quanto possa averci fantasticato Frank Miller, era quella. Il problema qual è? È elogiare quel tipo di società. E questo è il problema fondamentale. E enfatizzarla così tanto, poi... Il povero, come si chiama quello? Efialte, che tra l'altro alla fine viene fuori che avrebbero fatto bene a gettarlo dalla rupe d'Artea, perché è uno stronzo che poi li tradisce. Messaggio che tra l'altro traspare anche effettivamente nella leggenda della battaglia delle Termopili. Sì, vabbè, ma finché te lo raccontano gli spartani che in quelle cazzate ci credevano. Ah, esatto, finché io vedo questa cosa in un mito vecchio di circa 3500 anni ci può anche stare, anche se per noi è disumano. Se lo fa un uomo nel 2007, forse è meglio di no. Tra l'altro lo fa un americano, sai, con tutta quella retorica macista e guerrafondaia. Ma poi altre cose, cioè vediamo gli addominali disegnati, ha chiamato Fassbender, va bene che era ancora sconosciuto, ma l'ha chiamato solo per dire «Mio re, guarda!» Cazzo, dai, veramente, chiami Fassbender per fare sta cosa. Al che guardi e dici, va bene. Poi cose epiche, tipo quando incontrano gli ateniesi che fanno: tu cosa fai? Il vasaio. Tu cosa fai? Lo scultore.
ma davvero quasi con sta voce qua? E gli spartiati che al grido di Leonida che fa Spartani! Qualche qua Spartani, Spartiati avrebbero dovuto dire, ma vabbè. Spartani, qual è il vostro mestiere? Au, au, au! Livelli del genere. Cristiani, chi è il vostro profeta? Gesù, Gesù, Gesù! Dai! Era una vita che volevo fare questa cosa! Va bene. Cazzate a parte, il film è infame, il sangue in CGI non si può vedere, scavalcamenti di campo a cazzo, sembra girato su Marte, come dice Frusciante, la fotografia pare un filtro di Instagram. È tutto fatto completamente a cazzo di cane, fanno schifo pure gli attori che in realtà sono tutti bravissimi, perché Gerard Butler ci prova. Si vede che si è anche divertito. Ripeto, il cast sono tutti bravissimi, sono tutti ottimi attori che anche qui comunque riescono a fare un lavoro di merda. Oltre al fatto che i cattivi sono completamente disumanizzati. Sì. Chiunque non sia d'accordo con Leonida è un nemico, è un mostro. Pensa anche agli Efori, per dirtene una, che sono certo. Vecchi porci incestuosi, che effettivamente vivono su quell'alto piano lì, che cazzo se ne fanno dei soldi disperse. Sì. Per dirne una. Ma vabbè, ma queste sono cose che potete trovare in un sacco di altri video. Nonostante questo film facesse completamente schifo, non contenti, la produzione, non ricordo che produzione. Giovanni Saponaro si chiamava quello che ha fatto il video su 300, me lo sono ricordato. Ok, quindi andate a cercarvi Giovanni Saponaro. Non contenti, dopo 7 anni, decidono di fare un seguito che 302 non si titola così, sarebbe stato bello, sarebbe stato 302, invece è 300 l'alba di un impero. Ok, perché effettivamente parla di quello che quell'evento che permetterà ad Atene di creare le basi per quello che sarebbe potuto diventare un impero. La battaglia di Salamina come non l'avete mai vista e come non l'avreste dovuto vederla. Tralasciando, e non facciamo un elenco di difetti perché fondamentalmente questo sono film gli stessi di 300. Ma forse anche peggio, ma è quello il esatto. In questo caso però cacano talmente tanto fuori dal vaso che alla fine due risate te le fai pure. Tipo la tizio che cavalca sui relitti delle navi che bruciano, che pare una scena allora, di questa, esatto, questa è una domanda che faremo ai nerd che ci stanno seguendo. Voi avete giocato sicuramente a God of War. Sappiamo che siete in tanti. Esatto, sappiamo che siete tantissimi. Pezzi di merda. Voi ve la ricordate la scena che c'è all'inizio del primo God of War, quando lui è ancora umano, quando Kratos è ancora umano, che cavalca sui pezzi di legno della flotta sul mare? Ecco, la scena di guerra, la battaglia navale in cui Temistocle cavalca è la stessa identica presa parapara da God of War. Non c'è un fotogramma diverso, è solo Temistocle che non è pelato, basta, l'unica differenza. Sì. Poi tutto il resto del film, solita retorica del cazzo, si fanno vedere l'origine di Cersei, che in realtà è anche simpatica. Ah, i primi 10 minuti sono fighissimi. Io mi sono preso da Dio i primi 10 minuti. Ma effettivamente poteva essere interessante. Poteva essere una gran figata, anche il modo in cui hanno, anche il lavoro degli scenografi, di creare una sorta di capitale pseudo fascio aliena come sì, capitale dell'impero. Sembra effettivamente qualcosa di alieno, e da quel punto è di vista molto ci può figo. Stare interessante. Cioè, i primi 10 minuti mi hanno fatto veramente dire cazzo, vuoi vedere che è un bel film? E invece no. E invece no, perché dopo i 10 minuti ci si ripresentano tutti gli stessi difetti del primo, girati, se non ampliati. Girati con il culo anche i 10 minuti buoni, ci hanno solo preso bene, sembra lo spot della J'adore. Forse anche peggio dello spot della J'adore. Contra l'altro Cersei che entra nella piscina per quello, ed esce tutto dorato, è bellissimo. Cazzo, è quella pubblicità lì. Cose buone del film. Questa, ed Eva, è comunque una merda. Eva Green che esce le puppe. Che però esce le puppe praticamente sempre, ragazzi. Però qui è particolarmente selvaggia. Sì, questa è una cosa bella, molto animalesca. Bella maiala, come piace a noi. Poi, cos'altro c'è da dire? Ah, ecco, la svolta fascia di questo film. Se nel primo potevamo almeno dire perché, dare il beneficio del dubbio, perché i spartani sono pezzi erano di merda così, storicamente si sa, qua invece fanno leva su proprio quella leva su cui punta di solito il fascismo, ovvero l'emulazione. Cioè guardate Temistocle, è come noi, è riuscito a ergersi sopra tutti, anche noi
possiamo diventare come lui, se seguiamo il suo esempio del leader massimo. Ed è proprio per questo motivo che il secondo film di base è ancora più fascista del terzo. Del primo, scusate. Per fortuna non c'è fortuna, ora in Sicilia magari in ogni caso ci siamo giocati 300 per le mezze saghe, quindi anche se dovesse uscire un terzo capitolo non lo faremo. Noi abbiamo deciso di parlarne per, abbiamo detto quattro cazzate, abbiamo fatto gli idioti, ne abbiamo parlato in questo primo episodio delle mezze saghe. Vi ricordiamo che settimana prossima ci sarà un episodio del cinema nella musica Reprise e la settimana dopo ancora un format nuovo. Noi vi aspettiamo ogni secondo mercoledì del mese con mezze saghe, con i vostri Black e Pago. Qui sotto link a tutti i nostri social, Instagram, Facebook, Twitter, Mixcloud, c'è persino la pagina del nostro programma sul sito di Radio Popolare. Fondamentalmente i social ce li abbiamo più o meno tutti, ma di base in realtà dei social ce ne frega abbastanza poco. Perché noi abbiamo i social? Solo una cosa, perché che voi utilizzate i social per capire che la nostra attività non è quella dei social o di YouTube. YouTube è una cosa in più. Per farci due risate per insieme. Farci, esatto. In realtà la nostra attività principale è quella radiofonica, che avviene ogni singola domenica dalle 2 alle 3 del pomeriggio, quindi dalle 14 alle 15. Vi ricordiamo anche che nel corso della puntata, in cui parleremo di un solo film, quindi cercheremo anche di per un'ora in un modo abbastanza approfondito, avete anche l'opportunità di scriverci SMS per parlare con noi, chiamare per parlare con noi direttamente. Sentirete la vostra voce in radio e a vostra volta sentirete con noi che vi mandiamo a fare in culo. Le vostre orecchie, esatto, le nostre voci che vi manderanno a fare in culo. Quindi che voglio dire, è una cosa bella, ditelo. Non fa schifo la radio, eh? No, è bella la radio. Poi se vi iscrivete anche a Radio Popolare, Lord Agostoni magari ci grazia con uno studio. Scrivete, magari potete anche non seguirci volendo, però almeno scrivetelo comunque un SMS a Radio Popolare. Che fighi che sono, Black e Paco, mandate wow una mail e dite... Se non fate restare Black e Paco per anche le prossime 100 stagioni, vi bruciamo la sede, quello che volete voi. Quelle robe lì, insomma. Noi vi si saluta e vi aspettiamo per un altro episodio su questo canale, che sarà il Cinema nella Musica Reprise, e poi la settimana dopo format a sorpresa. Ciao stronzi!